Ma voi ve la ricordate la primissima Renault Megane? Bene, dimenticatevi tutto e ripartite da un foglio bianco. Renault Megane E-Tech Electric ormai è solo una lontanissima parente della media francese che abbiamo imparato a conoscere. Una mutazione genetica che ha trasformato la due volumi in un crossover sofisticato. Addio dunque a diesel e benzina e bienvenue propulsione elettrica. Della vecchia Megane è rimasto soltanto il nome, tutto il resto è stato stravolto e modificato. Un cambio di passo epocale che fa di questo C-SUV a batterie un vero e proprio manifesto tecnologico della Rege. Si mettano l'anima in pace gli elettroscettici. Megane E-Tech Electric non è il solito esercizio di stile pensato per accontentare nerd incalliti, quanto invece un modello che alza e di parecchio l'asticella in fatto di contenuti e di stile. Ed è proprio dallo stile che voglio iniziare la prova di nuova Megane, ma prima, se non l'avete ancora fatto, come sempre ricordatevi di attivare la campanellina per non perdervi tutti gli ultimi video del nostro canale. Frontale audace, nuovo logo digitalizzato al centro della calandra, nervature sul cofano e luci LED serpeggianti regalano tanto carattere all'elettrica Renault. L'aspetto è più simile a una briosa hatchback rialzata che a una sport utility compatta. Un look gagliardo in forte rottura con il passato che rompe con forza portando con sé una ventata di rinnovamento. E in effetti le fiancate scolpite, la coda tronca e la linea di cintura alta esaltano le forme di Megane E-Tech che cattura lo sguardo anche grazie ai cerchi in lega dal diametro generoso, alla striscia luminosa orizzontale sul portellone e ad alcune sciccherie come le maniglie anteriori a filo carrozzeria e quelle posteriori affogate nel montante C. Megane E-Tech è inoltre la prima auto della Rege nata sulla piattaforma CMF EV progettata appositamente per modelli a batteria. E pensate che rispetto all'ultima generazione di Megane la lunghezza si è ridotta di ben 15 cm, siamo a 4,2 metri, ma al contempo sono aumentate anche larghezza e altezza, 1,86 metri contro 1,81 in larghezza e 1,54 metri in altezza contro gli 1,44 del passato. Anche il bagagliaio ha fatto un bel balzo in avanti, passando da 384 a 440 litri, che all'occorrenza diventano 1332 reclinando il divanetto posteriore. La forma è regolare, le pareti laterali non rubano spazio, ma in generale il piano è un tantino affossato, con un gradino piuttosto evidente fra soglie e vano di carico. Molto utile invece il doppio fondo per alloggiare i cavi di ricarica, visto e considerato che manca il frunk anteriore sotto il cofano, ma sono gli interni che segnano il vero cambio di passo. Per i rivestimenti sono stati scelti materiali ecosostenibili piacevoli al tatto che non sfigurano minimamente in confronto a pelle e tessuti pregiati. Su Megane E-Tech poi il ricorso alla plastica rigida è davvero minimo, persino le tasche laterali sono state foderate. Il tunnel centrale non è scomparso, ma si è trasformato in una penisola allungata. Questa soluzione garantisce una buona libertà di movimento per le mie gambe, un vero plus per uno spilungone come me, anche se il supporto a induzione flottante qui al centro dello smartphone sfiora pericolosamente il mio ginocchio destro. In generale tutto il cockpit è sviluppato intorno al guidatore, il che mi dà una buona sensazione di avvolgimento. Davvero impressionante il sistema di infotainment. La prima cosa che noto è l'enorme superficie vetrata a forma di L rovesciata, 774 cm² di schermo Gorilla Glass che ricoprono i 12,3 pollici del quadro strumenti dietro al volante e quello verticale al centro della plancia da 12 pollici. Una cosa del genere l'ho vista solo sulle lussuose berline Mercedes della classe S. Lo schermo è ad altissima risoluzione con trattamento antiriflesso e antiimpronte. Un tripudio di tecnologia con la quale entro fin da subito in sintonia, grazie anche alla nuova interfaccia Open R-Link, molto facile da utilizzare, che si basa su Android Automotive OS e che sfrutta tutte le potenzialità di Google, comprese le mappe per la navigazione ottimizzate per le necessità di un'auto elettrica. C'è da dire che però, viste le dimensioni dell'impianto, le distrazioni sono veramente dietro l'angolo. Quindi personalmente io preferisco affidarmi all'assistente vocale per gestire il clima, la radio, la navigazione e quant'altro.
Sul retro un divanetto avvolgente accoglie fino a 3 occupanti che possono godere di un pavimento completamente piatto e privo di ingombri, merito della nuova piattaforma CMF-EV. A completare il quadro ci pensano poi le bocchette d'aerazione dietro il bracciolo e due pratiche prese per la ricarica dello smartphone, ormai davvero indispensabili. Due taglie di batterie per Megane E-Tech Electric da 40 o da 60 kWh, altrettante le potenze disponibili, 130 o 220 cavalli. La doppia gamma che sto guidando monta un motore elettrico sincrono a magneti permanenti anteriore per correre fino a 450 km in condizioni ottimali. Un valore che per la versione intermedia da 60 kWh e 130 cavalli arriva a 470 km nel ciclo WLTP. La ricarica in corrente continua accetta potenze fino a un massimo di 130 kW. Questo valore però è prerogativa esclusiva dei modelli con batteria maggiorata da 60 kWh. Per le versioni con batteria più piccola da 40 kWh la ricarica in corrente continua arriva a un massimo di 85 kW. Alla massima potenza su questa versione da 60 kWh si passa dal 20 all'80% di batteria nei canonici 45 minuti. In alternativa, da una colonnina pubblica in corrente alternata da 22 kW per un pieno sono necessarie 3 ore e 15 minuti. Premo il tasto di avviamento e Megane prende vita con fare pacifico. Capisco che l'auto è pronta a partire osservando il quadro strumenti, i cui indicatori prendono vita all'istante, che fra l'altro mi indicano che con una batteria residua del 95% posso percorrere fino a 360 km. Come vi ho già detto, la versione che sto provando è la più potente in assoluto. La cavalleria è generosa, parliamo di 220 cavalli per 300 Nm di coppia scaricati tutti sull'asse anteriore. Numeri che mi consentono di coprire lo 0-100 in 7,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. Qui sotto la razza destra del volante c'è il manettino per la selezione delle driving mode del nuovo sistema Multisense. In totale sono 3, Eco, Comfort e Sport, ma diciamo pure che rompiamo gli indugi e passiamo direttamente a quello più aggressivo. Riducendo al minimo il regen, che si comanda comodamente su 4 livelli dai paddle dietro al volante, noto fin da subito la risposta grintosa ed energica del powertrain, che non è per nulla avaro nel dispensare potenza. L'auto pesa meno di 2 tonnellate, 1636 kg per essere più precisi, e inevitabilmente il comportamento dinamico ne risente positivamente. In effetti, fra le curve, il crossover francese è meno impacciato e goffo rispetto ad altre elettriche di pari dimensione. Ovviamente c'è da dire che il rollio non scompare così per incanto, ma nel complesso è molto più ridotto rispetto ad altre rivali. La Megane resta ben piantata per terra, risponde bene ai comandi e fra le curve dell'Andalusia mi strappa anche qualche sorriso. Terzo acceleratore dialogano molto bene, tant'è che mi basta aumentare giusto di un pelo il regen per affrontare con slancio le curve più impegnative, senza sfiorare minimamente il pedale del freno. D'altro canto, il passaggio da frenata rigenerativa ad accelerazione meccanica è molto evidente, lo noto direttamente dal pedale. La francese è davvero molto intuitiva da guidare, per nulla impegnativa. Nonostante i pneumatici abbiano una spalla molto bassa, l'assorbimento e lo smorzamento delle imperfezioni della strada è più che dignitoso. Le più grandi soddisfazioni arrivano però dal comfort di marcia. L'insonorizzazione dell'abitacolo è da prima della classe ed è merito di una nuova schiuma phon assorbente posizionata fra pianale e batteria, che filtra in maniera eccellente i rumori esterni. Eccellente anche l'efficienza energetica. Durante il mio percorso, svoltosi prevalentemente su un circuito abbastanza
veloce, in cui non mi sono di certo risparmiato, il computer di bordo mi indica un consumo medio di 18,5 kWh per 100 km, un dato che mi riservo comunque di riverificare in una nostra prova di lunga durata. Completa anche la suite di sistemi di assistenza alla guida. Fin dall'allestimento base ci sono di serie avviso superamento e mantenimento della corsia, cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza con riconoscimento ciclisti e pedoni, rilevatore della stanchezza del conducente, riconoscimento della segnaletica stradale e sensori di parcheggio posteriori con parking camera. Tra gli allestimenti a disposizione, Equilibre, Techno e Iconic con batteria da 40 kWh, prezzi compresi tra 37.100 e 43.100 euro. La versione con batteria maggiorata che sto provando da 60 kWh è anch'essa declinata nelle tre versioni che ho appena citato, ma con prezzi che vanno da 41.700 fino a 47.700 euro. L'auto è già ordinabile ed arriverà nelle concessionarie italiane nella primavera del 2022. E ora voglio sapere cosa ne pensate voi di nuova Megane E-Tech Electric. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto mettendo un bel like se il video vi è piaciuto e seguendoci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e ovviamente sul sito motorbox.com. L'appuntamento dall'Andalusia e al prossimo video. Ciao!